I cittadini italiani, così come i cittadini di tutti e 28 gli Stati membri dell'Unione Europea, sono chiamati alle urne domani dalle 7 alle 23 per eleggere membri e Presidente del Parlamento Europeo. Al nostro Paese spettano 76 seggi, ogni Stato membro infatti avrà un numero di seggi in base al numero della popolazione. Quelli italiani verranno occupati solo in parte, nello specifico 73, i restanti solo dopo l'uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea. Ma vediamo adesso come votare. Al proprio seggio si riceverà una scheda, ciascun elettore può esprimere il suo voto di lista tracciando una X nella casella corrispondente alla lista scelta. Si possono allo stesso tempo esprimere anche da 1 a 3 voti di preferenza per i candidati che appartengono alla lista scelta. In caso di più preferenze, queste devono essere assegnate a candidati di sesso opposto, pena l'annullamento. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati nelle righe tracciate accanto al box della lista. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 di domani. Lo scrutinio inizierà contemporaneamente in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a partire dalle 23. Ricordiamo che per votare è necessario recarsi nel seggio indicato nella propria tessera elettorale, muniti ovviamente di tessera elettorale e documento di identità in corso di validità. Sarà possibile ritirare la propria tessera al piano terra di Palazzo Zanca oggi fino alle 18 e domani dalle 7 alle 23 e nelle sedi delle 6 circoscrizioni.